Vai. Ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Marchè in Giappone. Oggi parleremo di bonsai. Vi porto in un posto veramente unico. Sono nell'entroterra giapponese, la prefettura di Fukushima. Siamo dentro a questa casa del maestro Abe, che era il nonno del ragazzo che adesso vi presenterò, e offre questa esperienza. Potete venire qua e creare un bonsai con il maestro. Ecco, buona visione, mi raccomando, lasciate sempre mi piace come supporto al canale, come sempre. E siamo in una casa dove c'è questo signore che è un master dei bonsai, e guardate qua, questo è il suo giardino con tutta la sua collezione, che adesso poi piano piano la vedremo. Vediamo cosa ci riserverà questa esperienza privata in una casa, quindi cioè non è un negozio questo, qui siamo proprio dentro a un master dei bonsai. Adesso il maestro ci spiega un po' come si fa a crescere i bonsai proprio dall'inizio. Qua hanno un anno, vedete come sono piccolini. E così vedi d'inverno per tenerli caldi. Sì, non vedete quanta neve. È stato veramente interessante ascoltare quello che ci ha spiegato, e fa capire perché sono generazioni familiari che coltivano i bonsai, perché ci vogliono tanti anni, no, per far crescere un bonsai, e quindi il risultato probabilmente che vedrà questo ragazzo lo vedrà quando lui sarà già anziano. Interessantissimo, ragazzi, questa cosa mi interessa molto. Poi i bonsai a me piacciono tantissimo, sono sicuro che anche tanti di voi piacciono, solo che è difficile, c'è una cultura giapponese molto interessante che va approfondita, cioè non solo il bello del bonsai. Guarda quanti, fantastico, scoia. Abbiamo l'onore di entrare dentro all'azienda familiare e vedere come si fanno i bonsai. Sono veramente felice, ragazzi, che vi posso portare in questi posti. Questo ci vuole 4 anni, quello che vedete. Kawaii. All'inizio è molto importante, perché non può andare su dritto, ma iniziare con delle curve, quindi c'è bisogno del supporto dei fili di ferro, e man mano passano gli anni e bisogna rafforzarlo con altri fili di ferro. Questo è quello che ci ha preparato noi oggi per la nostra esperienza, che ha 58 anni. Oh, aspetta. Vai. Oh. Brava! Il maestro qui ci spiega che bisogna spuntare i rami, perché c'è un significato. Cioè, se faccio un esempio, se uno vi punta, no, un ramo, una spada, un qualcosa appuntito verso di voi, cioè fa paura, no? Può creare dei problemi, e quindi bisogna spuntare i rami in modo che non facciano paura e non creano, ecco, pericolosità. Diventare una punta, praticamente. Il momento di quelli del maestro Abe sono dei bonsai particolari, perché prendono delle forme un po' artistiche, cioè non sono i classici bonsai, quelli che vedete che sembrano proprio perfetti. Hanno proprio delle forme ben precise, create proprio durante la crescita. Guardate, ha preso la forma, fantastico. Questo è un momento importante, perché se si sbaglia si rovina tutto il bonsai, e abbiamo dato la responsabilità ovviamente a chi ha organizzato tutto, così non abbiamo problemi. Guardate, vai. Vai. Forza.
こっちの枝です、こっちの音ちょっと話しまってせーの、ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり、やん、オッケー、ナイス。ora ci fa vedere lui. Adesso il maestro ci fa vedere lui come tagliare perfettamente il bonsai, quindi vi chiedo di guardare il video fino alla fine in silenzio ed ammirare l'arte. Il maestro ci ha appena detto che avere un'esperienza del genere dentro una casa di un maestro, lui è consapevole che sia una cosa abbastanza particolare, perché normalmente la gente va nei negozi di bonsai. Ci ha appena chiesto se avevamo caldo. E bisogna mantenerlo bene, perché l'albero continua a crescere, e quindi se si taglia all'inizio è meglio, perché sennò quando diventa troppo grande è più complicato. がただボサボサの古い木じゃなくてかっこいい盆栽に見えるようにしてあげると。L'estetica è molto importante。そうですそうです。そうですそうです。やっぱり盆栽の手入れっていうのはその木をこうできるだけ元気にこの大きさでこうとどめさせてあげるのが盆栽の手入れのほとんどの意味なんですよ。La cura e l'estetica è importante, perché ha un significato anche da chi lo coltiva, perché è una memoria anche della tua vita. E questa, ragazzi, guardate il risultato finale del nostro bonsai, bellissimo, eh? Questa esperienza la potete fare ovviamente contattando la mia agenzia, che è un'esperienza unica. Adesso entriamo anche nella casa del master. Wow, ma che bello, ovviamente con i bonsai che ci hanno preparato. Vedete la merenda anche, e questo ovviamente è lo stesso che vedete, è la stessa esperienza che potete fare anche voi in questa esperienza di bonsai. Ecco, guardate questi, wow, guardate questi bonsai, wow.
Grazie per aver visto il video, il video finisce qua, ci vediamo al prossimo video dal Giappone, lasciate sempre un mi piace come sempre al canale come supporto e ci vediamo al prossimo video dal Giappone, ciao ragazzi!